scherza e gioca con Masha. Primo scherzo, lo scherzo telefonico. Oggi voglio proprio fare un super scherzetto al mio papà. Voglio fargli prendere proprio un bello spavento. E per farlo ho deciso di fargli uno scherzetto telefonico. Gli farò credere che ci siano i carabinieri al telefono e che vogliono parlare con lui per aver commesso qualche guaio mentre stava guidando la sua macchina. Sono proprio curiosa di vedere che faccia farà papà quando sentirà che al telefono lo stanno cercando proprio i carabinieri. Beh, ora non mi resta che mettermi in azione. Bene, ora farò suonare questo telefono e farò credere a papà che ci sono in linea i carabinieri che lo stanno cercando. Ora porterò questo telefono a papà e subito dopo io mi metterò a parlare con l'altro telefonino, quello della mamma, per fargli credere appunto che ci sono i carabinieri in linea. Bene, ora con il telefono della mamma comporrò il numero di telefono di casa. Così. E a questo punto il telefono dovrebbe squillare. Ecco, perfetto, il telefono sta suonando. Papà, c'è una telefonata importante per te. Ah, eccoti qui, papà, ti stavo cercando. C'è una telefonata importante per te. Ah sì, Masha? E chi sarebbe? Beh, ecco, non ho ben capito, papà. Continuavano a dire carabinieri, carabinieri, mi passi il signor Thomas e quindi ti sono venuta a chiamare. Come? I carabinieri? Ma com'è possibile? Perché mai mi staranno cercando i carabinieri? Ah, papà, io questo proprio non lo so. Beh, ti lascio il telefono, così puoi rispondere. Io fossi in te non li farei aspettare troppo in linea. Sì, sì, certo, Masha, passameli subito. Cercheremo di capire di cosa si tratta. Salve, pronto? Chi è al telefono? Ah, buongiorno. Lei per caso è il signor Thomas? Sì, sono io il signor Thomas. Ma chi è al telefono? Chi parla? Noi siamo i carabinieri e abbiamo scoperto che lei ha commesso alcune infrazioni del codice stradale. Come? Cosa intende? Io non ho fatto assolutamente nulla. Sì, invece, signor Thomas. A noi ci risulta che ieri, mentre stava guidando la sua automobile, ha superato un altro veicolo a tutta velocità, rischiando addirittura di investire un pedone. Poi ha parcheggiato la sua macchina in una zona di divieto di sosta e infine ha superato il limite di velocità consentito. Ma cosa state dicendo? Io non ho fatto nulla del genere. Forse vi confondete con qualcun altro. Io di sicuro non sono stato. Beh, ci dispiace, ma a noi risulta così, signor Thomas. Le arriverà tra non molto a casa la multa e le sequestreremo il veicolo. Ma cosa state dicendo? La salutiamo, arrivederci. Ma aspettate un attimo. Ehi, pronto, pronto. Ma che storia è questa? Qui ci deve essere un errore. Io non ho fatto nulla del genere. Ah, adesso questi li richiamo e poi mi sentono. Allora, vediamo un po' da che numero mi hanno chiamato. Andiamo nella rubrica ultime chiamate. Ecco qua. 3 3 5 8 6 1. Ehi, ma questo numero io lo conosco. Ma questo è il numero di telefono di Anna, del suo cellulare. Ma com'è possibile? Vuoi vedere che qui qualcuno mi ha fatto uno scherzo? Masha, vieni subito qui. Eccomi, papà. Che succede? Tutto bene al telefono con i carabinieri? Hai risolto? Masha, ma che scherzi sono questi? Di la verità, eri tu al telefono, non è vero? Credo proprio di sì. Però è stato uno scherzo super divertente. C'eri proprio cascato, papà. Dovevi sentire la tua voce spaventata com'era buffa. Scherzetto riuscito alla perfezione. Oh, Masha,
Me la pagherai per questo scherzo. Mi hai fatto prendere un bello spavento. Hihi. Secondo scherzo. La gomma da masticare. Oggi farò uno scherzo super divertente alla mia amica Priscilla. Hihihihi. Le farò assaggiare una gomma da masticare un po' particolare. Priscilla è di là in salotto che sta giocando. Ora io le porterò delle finte gomme da masticare e gliene offrirò una. Chissà che faccia farà quando scoprirà che non sono vere gomme da masticare, ma sono fatte con lo slime. Guardate un po' la preparazione di queste gomme. Ecco qua tutto l'occorrente. Allora, questa è la scatola dove metterò dentro tutte le gomme da masticare. E questi invece sono i miei due pezzetti di slime, di due colori differenti. Così Priscilla penserà che siano davvero delle gomme da masticare. Ora taglierò lo slime in tanti piccoli pezzetti e poi li metterò dentro alla scatolina. State un po' a vedere. Ecco qui il mio slime tagliato a piccoli pezzetti. Sembrano tante piccole caramelle. Ora le metterò dentro alla scatola. Tra l'altro, questo slime che ho usato era molto secco e quindi quando Priscilla lo metterà in bocca sarà durissimo. Hihihihi. Ecco qua, è tutto pronto. La mia scatolina è bella piena. Ora non mi resta che portarle a Priscilla. Eccomi qui, Priscilla. Scusa se ti ho fatto un po' aspettare. Oh beh, non preoccuparti, Masha, tanto io stavo giocando. Ehi Masha, ma come sei brava a fare i palloni con la gomma da masticare. Senti, mi dai una Chicles anche a me? Ne vorrei tanto una, sembrano così buone. Oh ma sì, certo Priscilla. Ho proprio qui con me la scatolina piena di gomme da masticare. Ora te ne do una. Ecco Priscilla, prendi, ce ne sono tantissime e tutte di diverso colore. Sono buonissime. Oh, grazie Masha, hai ragione, sono proprio invitanti. Ora ne voglio assaggiare una. Prenderò questa qui rosa. Sembrano buonissime. Ehi, ma sono durissime. Ah, è impossibile tenerle in bocca. E poi hanno un sapore orribile. Bleh, bleh, bleh. Masha, ma che cosa sono queste? Non sono certo gomme da masticare. Ti è piaciuto lo scherzetto, Priscilla? Ma certo che non sono gomme da masticare, quello è slime. E poi è tutto secco, quindi ci credo che fosse duro. Però è stato uno scherzo divertente, non è vero, Priscilla? No, Masha, non è stato affatto divertente. Me la pagherai anche questa volta, Masha. Hihi, scherzetto riuscito alla perfezione. Terzo scherzo, gli occhiali. Ehi Pamela, chissà oggi di cosa parlerà la maestra. Tu per caso lo sai? Oh beh sì, Masha. La maestra aveva detto che oggi avrebbe fatto un breve ripasso di tutte le tabelline. Ho capito, sarà un'altra lezione super noiosa. Uffi. Beh, ma io oggi mi sono organizzata e ho deciso che dormirò tutta la lezione. Cosa? Ma non si può dormire, Pamela, in classe. Guarda un po' qui i miei occhiali, Masha. Non sono degli occhiali qualunque. Ci ho disegnato sopra i miei occhi. Ora stai a vedere cosa succede se li indosso. Beh, hai visto, Masha? Sembra che ho gli occhi aperti, ma in realtà sto dormendo. Ehi Pamela, ma così non vale! Uffi! Questa volta Pamela ha avuto davvero una super idea. Però non è giusto che lei possa dormire in classe e io no. Beh, Masha, ora io mi schiaccio un bel pisolino, eh? Svegliami quando finisce la lezione. Non è giusto. Però mi è venuta un'idea. Penso che le farò proprio un bello scherzetto. Hihihihihi. Buongiorno ragazze, oggi come vi dicevo ripasseremo le tabelline.
Vediamo un po' da quale tabellina possiamo iniziare. Sì, inizierei dalla tabellina del 5. Allora, ragazze, chi di voi si sente di dirmi tutta la tabellina del 5? Su, forza, alzate la mano, dite qualcosa. Chi di voi vuole dirmi la tabellina? Cos'è? Non avete studiato? E maestra, c'è qui Pamela che vuole dirle tutta la tabellina del 5. Sa, è un po' timida e non ha il coraggio di alzare la mano, ma mi ha detto che vuole dirla tutta lei. Hihihihi. Oh, brava Pamela, finalmente qualcuno coraggioso che si offre. Bene, allora, puoi dirmi tutta la tabellina del 5. Forza, inizia pure. Ehi, Pamela? Sto parlando con te, mi senti? Ehi, ma perché non risponde? Cos'è successo? Pamela, che scherzi sono questi? Sto parlando con te. Guarda che ti metto un brutto voto. Maestra, credo che Pamela abbia qualcosa di strano. Ha degli strani occhiali addosso. Secondo me sono finti. In effetti questi occhiali sono piuttosto strani. Fammi vedere un po' da vicino. Ehi, ma questi occhiali sono finti. Ci sono disegnati sopra degli occhi. Pamela, se questo è uno scherzo, è proprio di cattivo gusto. Ho capito, Stavi cercando di imbrogliarmi e di dormire durante la mia lezione. Ora ti toglierò subito questi occhiali. Ehi, ma che succede? Chi è che mi ha svegliato? Oh, stavo dormendo così bene. Pamela, come hai osato dormire durante la mia lezione? Ah, questa proprio non l'avevo mai vista. Ora ti beccherai una bella nota. Ah, guarda un po' cosa mi tocca sentire. Oh no, la maestra ha beccato il mio trucchetto. Ma come avrà fatto? Ah, Masha, sono sicura che qui c'è di mezzo il tuo zampino. Hai fatto la spia. Beh, non potevo mica lasciarti dormire da sola per tutta la lezione. Così la prossima volta ci penserai e farai un bel paio di occhiali anche per me. Hihihihihihi.